Giovanni Paolo II è stato il Papa del dialogo, anche con i non credenti. Un dialogo che partiva dalle sue lettere encicliche, spesso indirizzate anche a tutti gli uomini di buona volontà, fin dalla prima, la Redemptor Omnis del 1979. Portando con sé dalla Polonia una lunga esperienza di confronto con l'ateismo, Papa Wojtyla era consapevole che in alcune circostanze alcuni hanno perso o rifiutato la fede a causa dell'incoerenza dei sedicenti credenti. Per questo, il 12 marzo 2000, nella giornata del perdono, del grande giubileo del 2000, volle riconoscere pubblicamente che in certe epoche della storia i cristiani non hanno seguito il grande comandamento dell'amore, deturpando così il volto della Chiesa. Ma Giovanni Paolo II volle instaurare un dialogo rivelatosi fecondo e duraturo, soprattutto con i giovani, compresi quelli lontani dall'esperienza religiosa. Affascinato dall'esperienza dei monaci di Teseo, prese spunto per incontrare i giovani. Per questo, nel 1985, mettendosi in sintonia con l'anno internazionale della gioventù proclamato dalle Nazioni Unite, lanciò un invito ai ragazzi di tutto il mondo, nel giorno della Domenica delle Palme. Risposero in 350.000. La grande, imprevista adesione gli suggerì alla fine dello stesso anno di annunciare l'istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù, in cui l'aspetto liturgico fu presto arricchito anche da iniziative di intrattenimento, che favorirono la presenza e l'avvicinamento di tanti lontani dalla Chiesa e dall'esperienza religiosa. Le giornate non erano un'esibizione della gioventù, ma un voler raggiungere tutti i giovani vicini e lontani dalla Chiesa. L'apoteosi si raggiunse durante l'anno santo del 2000, quando la GMG tornò a Roma, dove il Papa, già prostrato dall'età e soprattutto dal progredire della malattia, sembrò rinascere nell'incontro con circa 2 milioni di ragazzi. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno. Vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti.